Sì, è una squadra che sta anche, non perde da 8 domeniche, credo che è una squadra che sta facendo bene. Credo che andiamo a affrontare, al di là dei discorsi societari che non conosco, sono contento per loro che hanno risolto i loro problemi. Noi i nostri problemi dobbiamo risolverli sul campo, dobbiamo saperlo affrontare questa squadra. Abbiamo lavorato su questo, abbiamo avuto qualche infortunio, qualche squalifica, ma al di là di questo credo che ho lavorato bene in questi 2 giorni. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma siamo anche consapevoli che dobbiamo fare la partita, dobbiamo giocarcela la partita contro una squadra che ha delle qualità, ma le qualità le abbiamo anche noi, molto rispetto, però sono anche fiducioso in quello che noi possiamo fare. Dobbiamo migliorare alcune cose ancora, tantissime, però sono convinto che nell'elementare poi ci sono le medie, poi ci sono le superiori, ci vuole sempre un po' di tempo, no? Però non abbiamo tempo in questo momento, dobbiamo fare una full immersion, svelta veloce. Sono convinto che gli errori che abbiamo fatto anche l'altro giorno possiamo non ripeterci, abbiamo lavorato su questo. Dobbiamo avere fiducia su noi stessi, perché sono convinto che se noi riusciamo a alzare la squadra un po' di più di corsa, un po' sugli 80-90 metri, come mi ripeto sempre, possiamo affrontarla con molta forza domani sera. Sì, sicuramente, ma anche la parte di sapere stare sul campo, ecco, sono cambiate. Come sai, no? Come esperienza anche vostra, tatticamente le squadre italiane sono ben impostate, no? Ma al di là di questo, noi abbiamo un giocatore di qualità, che ci può fare la differenza, perché un allenatore imposta bene la squadra, poi basta. Impostare è importante, ma aprire la squadra tanto no, a me non piace. Io credo che noi abbiamo dei giocatori che possiamo fare la differenza domani. Uno in modo particolare, che è Verde, come voi sapete. Però al di là di questo, sono convinto che l'abbiamo preparata bene, ecco, molto bene. Sì. Con le sue condizioni, se ha possibilità di recupero in extremis di giocare domani. Asma no, come ha detto lei. Gonzales ha messo dei punti, insomma, però sta bene, insomma, recupera, sì, recupera. Credo che chi scenderà in campo darà tutto, perché domani è una partita importante. Al di là che il derby è importante, abbiamo dimenticato, dobbiamo pensare subito a una partita dove loro, se non la sai affrontare, ti possono mettere in difficoltà. Giocano un calcio abbastanza propositivo. Io sono convinto che se noi sappiamo ripartire, possiamo far bene. Voglio sapere, sempre se lei può rispondere, se c'ha già idea, non mi interessano i nomi, sulle caratteristiche dei calciatori che possono servire alla Reno nella prossima campagna acquisti e vendite, semplicemente per cercare di capire poi come lei farà giocare la squadra. Non mi interessano i nomi, dei nomi non so che farne, mi interessano soltanto di sapere Sì. o di capire, al di là di essere convinto che sarà Castaldo il giocatore che metterà in crisi latina, ma questa è una mia Ah, ipotesi. io la ringrazio. No, come ho detto prima un suo collega, per me, al di là del mercato, a me non mi interessa, a me mi interessa la partita con Latina. Io sono convinto che noi in questo momento sono questi i giocatori che ho bisogno, dei ragazzi che in questo mese mi stanno dando molto, sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto anche dell'attenzione. Io credo che
In questo momento noi abbiamo bisogno di far punti a Latina, come ha detto giustamente lei. Io penso a Castaldo che deve fare la differenza domani. Il resto, onestamente, mi creda, non è di mia competenza in questo momento. La mia competenza è sono parole fatte, come volete interpretarla voi, però a me mi interessa il risultato domani, il resto non conta. Sì. Ecco, sull'intensità, sull'attenzione, su chi altri piazzati, tutte le cose che abbiamo lavorato. Ma a me mi è stato chiesto, io ho risposto. Verde è un giocatore che ha grande qualità, può fare la differenza e ancora non è al 100%. Poi l'altra domanda, mi scusi. No, queste voci che ci sono state in settimana, ma fa piacere, no? Cavolo, se a me domani mi richiede il Manchester City, mi fa piacere, no? Penso che, ma al di là di questo, io credo che ogni giocatore deve avere lo stimolo di poter fare e di poter andare in grande squadre, perché sennò che mondo è? Qui ognuno di noi alla mattina ci alziamo e ci dobbiamo alzare perché dobbiamo correre, perché sennò qualcuno ci prende dietro, no? Ma no, non credo assolutamente, assolutamente. Siamo sempre in debito. Ma io penso che un giocatore che viene ad Avellino deve sapere che qui c'è uno dei pubblici più forti d'Italia, punto, che è l'elemento determinante, importante, che ti trasmette anche nei momenti di difficoltà, perché noi non è che siamo primi in classifica, noi siamo in un momento di difficoltà e ci sono vicini. E allora pensa se noi gli diamo qualcosa in più, quanti tifosi verranno a seguito. Al di là delle prestazioni e del risultato, soprattutto nel derby, sta conquistando sempre di più la piazza, soprattutto per questo suo carattere forte, per questo attaccamento ai colori bianco-verdi. La dimostrazione era seguita quando è stato allontanato dal terreno di gioco, sembrava scatenato in tribù. A me è la mia terra questa, come la nostra, no? È ovvio che io dentro sono più coinvolto di un altro, ma con molta serenità, perché io devo trasmettere. Io volevo che le diagonali vanno fatte per bene, perché avevo preso quel gol. Dovevo richiamare. L'arbitro mi ha mandato fuori, perché io non sono una persona che offende mai nessuno. Come infatti sono in panchina, perché supero sempre l'area tecnica. In quel momento mi andava proprio di spiegargli, ho detto a Verdi di dirgli a Perrotta che la diagonale non la deve chiudere in quella maniera, ma in un'altra maniera, perché sembra che noi non lo sappiamo allenare poi, hai capito? Mister, buongiorno. Belloni è un uomo di equilibrio, per lei molto importante, in assenza per molto. Guardi, Soumaré lo sto avendo da poco, sarà una settimana neanche, è stato infortunato. Greco non lo so, vediamo domani. Perché riposare? Perché D'Angelo non può giocare? No, ce l'abbiamo tutti, ma la possibilità ce l'abbiamo, dai. D'Angelo può giocare bene, può giocare Greco. Soumaré, ecco, onestamente è un giocatore che a me piace, l'ho visto, però lo vedo da una settimana, insomma, sicuramente avrà la sua possibilità. Ecco. Signori, buona giornata e buon anno a tutti, a voi e alle vostre famiglie. Speriamo che sia un buon anno per tutti noi. Grazie.